Ciao Davsim, pur da tifoso della Juventus sono molto contento di Marco Giampaolo, allenatore del Milan. Marco Giampaolo al Milan è un obiettivo raggiunto per Marco Giampaolo, sinceramente, ma secondo me è anche un obiettivo raggiunto per il Milan. È un matrimonio, secondo me, molto proficuo per entrambe le parti, una scelta saggia, una scelta che potrà essere redditizia. Ovviamente solo il tempo lo dirà, però sulla carta siamo di fronte ad una scelta tecnica veramente importante, ripeto, anche per il Milan ma per il calcio italiano, perché c'è l'incontro tra un grande club a livello storico, quantomeno un po' meno per quanto riguarda la storia recente, ed un ottimo allenatore che fin qui ha dovuto fare tanta gavetta e ha avuto tanta difficoltà ad emergere, anzi ha passato tanti anni con addosso l'etichetta di perdente, di allenatore qualsiasi, pieno di difetti, non adeguato. Invece poi, grazie all'esperienza molto proficua alla Sampdoria, dove è stato tre stagioni intere senza essere esonerato, e anche questa è una notizia per Giampaolo, perché appunto le vicende per lui nella carriera sono state negative sotto questo punto di vista, si è potuto affermare come un allenatore di progetto. E da questo punto di vista la scelta del Milan è saggia, perché il Milan ha bisogno di un allenatore di progetto, di un allenatore a cui affidare la squadra, i giocatori, dai più giovani ai più, diciamo, ai veterani del club, della squadra, anche se il Milan è in una fase, diciamo, negli ultimi anni di continui stravolgimenti e non c'è uno zoccolo duro di formazione, ecco, un allenatore di progetto a cui affidare la squadra per farla crescere con degli obiettivi precisi. Questa secondo me è la necessità storica del Milan in questo momento. Un Milan che tra l'altro sembra ormai imminente l'ufficialità che non parteciperà alla prossima Europa League in virtù di un patto con la UEFA. Rinuncio all'Europa League a patto di non avere più gli occhi puntati addosso per quanto riguarda tutta la questione del fair play finanziario. Sembra questa la strada, non c'è ancora l'ufficialità, ma probabilmente si andrà in questa direzione, se ne sta parlando. Quindi anche da questo punto di vista Marco Giampaolo fa una scelta che è molto pesante, perché dopo appunto tanti anni, dopo una Sampdoria, dopo essere stata una Sampdoria che ha sfiorato comunque posizioni in classifica da Europa, avrebbe avuto l'opportunità finalmente di calcare i campi delle competizioni europee, dell'Europa League in particolare, ma probabilmente salterà anche questa occasione, questa opportunità, però con l'obiettivo di andarci comunque, ecco, nelle competizioni europee con merito, conquistandolo sul campo da allenatore appunto del Milan a partire da questa prossima stagione. Per lui un contratto biennale con opzione per il terzo, scelta che secondo me è saggia, perché dargli un triennale subito sarebbe stato forse per lo stesso allenatore un peso eccessivo, così come per la società. Invece ci si dà una scadenza abbastanza lunga, insomma 2 anni, medio tempo, un termine medio per consentire all'allenatore di lavorare serenamente, alla squadra, alla società di programmare adeguatamente per poi eventualmente aggiornarsi per un rinnovo, cioè l'opzione di rinnovo per il terzo anno. Marco Giampaolo è un allenatore assolutamente capace, assolutamente valido, un allenatore scrupoloso, un allenatore che sa il fatto suo, un allenatore che ha studiato tanto in alcuni anni che è stato fermo, è andato a studiare il Barcellona da molto vicino, quindi ha investito su se stesso, è uno che non lascia nulla al caso. Ecco, l'unico problema che potrebbe secondo me verificarsi tra Giampaolo e l'ambiente Milan è il fatto che Giampaolo è sicuramente abbastanza ruvido come personalità, come carattere, come professionalità, cioè è uno che le cose le vuole fare a modo suo, secondo dei valori. Lui ha parlato tante volte in tante interviste nella sua carriera di dignità, ha rivendicato tante volte la dignità che gli è stata trasmessa come insegnamento dai genitori e che ha utilizzato, ha portato, diciamo, come ha utilizzato come guida nella sua carriera in tanti momenti. Ed è un allenatore che probabilmente può risultare in alcuni casi, ecco, un po' scontroso. Ma lo dico ovviamente non in maniera negativa, lo dico in senso neutrale, cioè è fondamentalmente un allenatore che è talmente convinto, ecco, dei suoi mezzi e di come bisogna fare le cose, che magari può risultare, ecco, difficile da comprendere, cioè può sembrare un po' in contrasto con alcuni contesti e con alcuni ambienti, però in realtà è un fattore positivo, perché non è uno yes man.
Questo è il discorso. Giampaolo è uno che vuole fare le cose a modo suo, ma non a modo suo perché ha delle sue convinzioni un po' slegate dalla realtà, anzi ha degli strumenti, dei mezzi che possono veramente portarlo a fare grandi cose. E quindi, ripeto, il connubio tra un ottimo allenatore e un grande club, o che vuole tornare grande, è qualcosa di importante per il calcio italiano. Cioè, abbiamo recuperato secondo me un'altra squadra in Italia, con il Napoli che al secondo anno di Ancelotti può sicuramente esprimersi meglio, l'Inter che ha preso Conte che è un vincente, la Roma che ha preso Fonseca che è un ottimo allenatore, il Milan appunto che prende Giampaolo, la Juve di Sarri, vabbè, sarà una rivoluzione a livello calcistico che non riusciamo in questo momento neppure ad immaginare, ad abbracciare col pensiero. E quindi ci sono tanti passi in avanti nel calcio italiano a livello di Serie A come espressione calcistica. Tra i dettagli, per esempio, Giampaolo pare sia uno che usa moltissimo i droni, moltissimo la videoanalisi, si affida proprio tanto allo studio tramite video degli avversari, quindi non lascia veramente nulla a caso anche dal punto di vista della tattica. Qualche numero: è nato il 2 agosto 67, quindi compirà 52 anni da allenatore del Milan, 325 panchine per lui in carriera, 107 vittorie, 84 pareggi e 134 sconfitte, con 1,25 punti a partita, fonte dei dati Transfermarkt. Infatti ha avuto tante esperienze molto brevi, tante difficoltà al Brescia. La storia di Giampaolo al Brescia ci si potrebbe scrivere un libro, non so se qualcuno l'ha fatto. In realtà in precedenza è stato per molto tempo vice di Galeone e da questo punto di vista proviene dalla stessa radice di Massimiliano Allegri. Infatti in queste ultime settimane sono stati fotografati insieme a cena proprio con Galeone, Allegri e Giampaolo, entrambi in uscita dai rispettivi club, con la differenza che Allegri resterà fermo al Prato, come ama dire lui, mentre Giampaolo, svincolatosi dalla Sampdoria pochi giorni dopo e appunto, cioè ieri 19 giugno, è stato ufficializzato come allenatore del Milan. E dicevo, delle esperienze significative di Giampaolo non sono tantissime: al Cagliari nel 2006-2007, in cui fu esonerato e poi fu richiamato, comunque fece grosso modo tutta la stagione; al Siena nel 2008-2009, con un pochino anche di stagione 2009-2010, alla Cremonese diversi anni dopo essere stato fermo 2014-2015. La prima esperienza, diciamo, di rilancio è stata all'Empoli 2015-2016, per poi con continuità per 3 anni ininterrotti alla Samp 2016-2019, e abbiamo visto una grande Sampdoria con tanti giocatori lanciati, valorizzati. E quindi Giampaolo è un allenatore che può dare tanto al Milan, perché può valorizzare i giovani che ci sono, valorizzare i nuovi acquisti che verranno, e secondo me anche diciamo epurare l'ambiente spogliatoio Milan da tutte quelle componenti di individualità, individualismo che sono emerse soprattutto nel corso di questa stagione, rispetto alle quali neppure Gattuso è riuscito a far nulla. Gattuso, che io stimo tantissimo, più volte nel corso di quest'ultima stagione ho fatto un public endorsement nei suoi confronti, però mi rendo conto che non poteva assolutamente andare avanti, e comunque ha le sue responsabilità Gattuso per come è andata la stagione del Milan. Quindi grande applauso al Milan per la scelta di Giampaolo, grande incoraggiamento a Marco Giampaolo perché possa fare una grande esperienza al Milan a partire da questa prossima stagione, una Serie A forse più competitiva, vedremo, ce la godremo. Le vostre considerazioni nei commenti qui sotto. Intanto grazie per aver guardato, se il video vi è piaciuto non dimenticate assolutamente di mettere like per farmelo sapere, iscrivetevi al canale se siete passati di qui per la prima volta o comunque vi va di rimanere in mia compagnia, nel caso attivate anche la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video. In descrizione trovate anche tutti i link per seguirmi sui miei social, seguitemi soprattutto su Instagram, e se volete contattarmi in privato andate sul mio sito avsin.video, dove potete anche chattare con me. E sempre forza Juve!